Ciao a tutti e bentornati all'ABC del football. Continuiamo i nostri video delle predizioni per la nuova stagione. Lo concludiamo quest'oggi con l'NFC North, quindi parliamo di Bears, di Packers, di Lions e di Vikings. Iniziamo subito dai Bears. Ovviamente dobbiamo iniziare dai Bears perché, come vedete, ho la maglietta di Justin Fields, il quarterback che non sarà titolare probabilmente la prima stagione, ma che speriamo sarà titolare alla fine di questa stagione. Preso al primo round, al primo giro del draft di quest'anno, sono molto contenta che sia andato ai Bears perché lui mi piaceva tanto, mi piacciono tanto i Bears, quindi ovviamente devo prendere la maglietta. Iniziamo qui a parlare della squadra. Quarterback a parte, abbiamo un offensive line che l'anno scorso ha lasciato molto a desiderare. Quest'anno hanno provato a migliorarla, hanno preso Tevin Jenkins, che sfortunatamente si è fatto male. Peccato perché era un'ottima opzione a left tackle e quindi adesso hanno problemi da entrambe le parti della linea. L'interno può anche essere considerato mediocre, però a sinistra e a destra, quindi left e right tackle, sono ruoli abbastanza scoperti. Questo ovviamente è un problema. Per quanto riguarda il resto dell'attacco, in realtà è piuttosto solido. Non stiamo parlando di una top 10, magari se parliamo delle armi che hanno in attacco, non tanto perché non hanno buoni talenti, ma perché secondo me non c'è molta profondità. Comunque abbiamo David Montgomery come running back, che secondo me è molto solido. Allen Robinson, lo adoro, l'avevo messo in lista per i miei top 5 wide receiver della Lega, considerando talento puro e non situazione di squadra. Darnell Mooney si è fatto molto vedere l'anno scorso, ha dimostrato molto più di quello che ci si aspettava, è stata davvero una sorpresa. Quindi i Bears, allora, l'attacco è ovviamente la loro parte debole, questo perché al loro meglio comunque non riescono a raggiungere il livello top 10, perché comunque consideriamo che running back ottimo mi piace, non è top 10 secondo me, idem il corpo dei wide receiver, in più il quarterback Andy Dalton barra un rookie, l'offensive line nelle ultime 10 della Lega, forse anche nelle ultime 5 della Lega. Quindi l'attacco lascia molto a desiderare. La difesa, invece, la difesa è lì dove sono davvero forti. In genere parto, come sapete, dalla defensive line, poi vado al secondario e poi passo ai linebacker, però non posso non dare un paio di nomi, giusto per ricordarvi che i linebacker hanno ovviamente Roquan Smith, uno dei miei linebacker preferiti attualmente in questa lega. Poi Khalil Mack, grandissimo talento, da molti considerato il miglior linebacker della lega. Questo ovviamente è molto opinabile, comunque sicuramente un ottimo giocatore. La defensive line è ottima, una delle migliori della lega. Torna Eddie Goldman, che era stato opt-out l'anno scorso, quindi ottima cosa lì. Ricordiamo che i Bears utilizzano molto una difesa 3-4, quindi il nose tackle che è Eddie Goldman, un po' fondamentale che ritorni, quindi l'anno scorso un po' la sua mancanza si è sentita. Il secondario è la parte della difesa dove abbiamo un pochino più problemi. Kyle Fuller se n'è andato perché avevano problemi di cap, è andato ai Broncos, quindi hanno portato Desmond Trufant, che non è esattamente Kyle Fuller, che comunque Kyle Fuller è top 15, immagino, corner della Lega, se dovessi dare un numero. E poi hanno Jalen Johnson, che ha fatto delle partite davvero molto buone, però nel complesso è abbastanza incostante. Nel complesso, quindi, io ho dato i Bears fuori dai playoff. Secondo me già l'anno scorso ci sono arrivati un pochino per fortuna, ho dato un record di 7-10. Non dico che i Bears non possano essere forti, dico che al momento non li vedo come una squadra solida, non soltanto da un punto di vista di talento, ma anche dal punto di vista proprio di squadra. Hanno cambiato tantissimi pezzi e li vedo poco coesi, non li vedo quella squadra che può quest'anno ambire a qualcosa di serio. Andiamo avanti e spostiamoci a Green Bay, al Lambeau Field, e parliamo dei Packers. Aaron Rodgers quest'anno giocherà e per fortuna, perché abbiamo visto Jordan Love nella preseason e diciamo che non sembra esattamente pronto per essere messo in campo. Ha preso tantissimi rischi, ha fatto qualche errore, di certo ha fatto peggio di altri quarterback che non hanno ancora fatto un giorno in NFL, quindi contenti che Aaron Rodgers sia qui ancora per un anno.
Punto fondamentale dell'attacco di Green Bay è sempre stata l'offensive line. Sfortunatamente l'offensive line non è così forte quest'anno. Ovviamente abbiamo David Bakhtiari, il miglior tackle della Lega, se chiedete me, ottimo pezzo, futuro Hall of Famer, senza neanche parlarne. E lui c'è, però hanno perso Corey Linsley, il centro, e lo hanno sostituito prendendo Josh Myers, centro dell'Ohio State, quindi un buon centro, però Corey Linsley era opinabilmente, ok, il miglior centro della Lega. Secondo me era il miglior centro della Lega. Perderlo è stato un bruttissimo colpo. Inoltre hanno avuto un brutto colpo anche a right tackle, perché Eric Wagner se n'è andato e quindi abbiamo due pezzi davvero fondamentali di questa linea che se ne sono andati, mantenendo ovviamente Buck al left tackle. Ricordiamo Buck, fantastico. Quindi, andando avanti, il corpo di wide receiver non mi fa sentire tranquilla, perché ok, abbiamo davanti Adams, che è di sicuro un ottimo wide receiver 1, e la coppiata Aaron Rodgers davanti Adams è qualcosa di incredibile. Come secondo c'è Allen Lazard, che non ha fatto male l'anno scorso, anzi ha fatto direi abbastanza bene per essere un wide receiver 2, c'è da esserne contenti. Certo, non è uno dei migliori wide receiver 2 della Lega. Non ci siamo, non siamo a quei livelli assolutamente, neanche lontanamente, però è comunque buono. Dopodiché siamo un po' nel vuoto. Abbiamo MVS, che l'anno scorso veniva molto usato come minaccia in fondo al campo, perché però ha un grande problema con i drop, quindi fa cadere molte palle una volta che vengono passate, quindi questo è un problema. Sorpresa, sorpresa, Robert Tonyan ha fatto bene l'anno scorso, potrebbe fare molto bene quest'anno. È un tight end molto sottovalutato. I fan dei Packers lo definiscono un top 5 della Lega. Questo, anche questo è da vedere, però comunque è un buon tight end decisamente sottovalutato. Passiamo alla difesa. La defensive line ha come capo della defensive line Kenny Clark, il nose tackle, enorme uomo. Però il problema è che non c'è profondità in questa linea. Se si dovesse far male qualcuno, non avrebbero molto rimpiazzo, o anche come membri rotazionali non hanno molto. Questo si fa sentire. Linebacker, vi ricordo Za'Darius Smith, che è un ottimo edge defender, aiuta molto la linea. Passando al secondario, abbiamo un secondario qui davvero molto forte. Ovviamente, Jaire Alexander, secondo me il secondo miglior corner di questa lega. Ottimo giocatore, tra l'altro anche molto giovane, con una grandissima carriera davanti. Poi Adrian Amos, safety, davvero molto forte. Hanno preso Eric Stokes, probabilmente per cercare di sopperire agli errori, al grande errore che ha fatto King nei playoff dell'anno scorso. Inoltre si può dire che anche Savage stia facendo qualche passo avanti, quindi un secondario davvero molto solido. Così, a tutto questo, io con i Packers cerco sempre di stare attenta. Ho dato un record di 12-5. Sulla carta i Packers sono molto forti, quindi se io mi mettessi lì a guardare il calendario e dicessi questa la vincono, questa la perdono, probabilmente avrei un record maggiore di 12-5. Però i Packers, quelle due partite in cui giocano da schifo, te le fanno sempre. Quindi 12-5 mi sembra un record affidabile per quanto riguarda i Packers. Credo che andranno ai playoff, credo che vinceranno la divisione. Quanto in là arriveranno ai playoff, questo è da vedere, perché i playoff sono una squadra, sono una cosa a parte. Non si possono prevedere i playoff. Spostiamoci a parlare dei Vikings, quindi andiamo in Minnesota. Partiamo dall'offensive line. L'offensive line dei Vikings è un lavoro in corso continuamente, quindi ci sono molti giocatori che vengono spostati, molti giocatori che vengono presi, è sempre in ricostruzione, specialmente all'interno, sembra che non si raggiunga mai l'obiettivo. Hanno preso Christian Darrisaw al draft, ottima presa, un buonissimo giocatore che giocherà come left tackle. All'interno della linea abbiamo un centro e una guardia in Cleveland e in Bradbury che giocano molto bene con la corsa, quindi buon per Dalvin Cook, ma molto meno bene per il passaggio. Proteggono molto meno Kirk Cousins. Ovviamente poi hanno preso Wyatt Davis,
i Vikings al draft, guardia dell'Ohio State, che è molto buono quando gioca, però ha avuto dei problemi di infortuni da considerare. Anche lì i Vikings sono molto fortunati per quanto riguarda gli infortuni sulla linea, quindi bisogna considerare anche questo aspetto di Wyatt Davis. Comunque, un ottimo giocatore quando gioca. Passando ai ricevitori, invece, i ricevitori dei Vikings sono molto forti. Partiamo innanzitutto da Adam Thielen, poi Justin Jefferson, grande promessa dell'anno scorso, che è arrivato tra i finalisti per il premio di Offensive Rookie of the Year. E come tight end hanno perso Kyle Rudolph, e per questo credo che vedremo un Irv Smith più presente. Infatti, vi consiglio, se non avete ancora fatto il fantasy, di prenderlo al fantasy. Ve l'avrei detto prima, perché so che molti fantasy sono passati, però siamo arrivati tardi a fare questo video qui. La difesa, abbiamo una D-line che ha avuto qualche problema l'anno scorso, però torna Daniel Hunter, che secondo me è un grande defensive end. Hanno preso Sheldon Richardson dai miei Browns, che è molto buono all'interno, ma vi dirò di più. Sheldon Richardson non è soltanto un buon tackle, ma è anche buono proprio nella squadra come leader. Infatti la squadra dei Browns non è stata contenta che se ne andasse, ma ripeto, non solo lui come giocatore, ma proprio lui come presenza negli spogliatoi. Quindi di sicuro un passo avanti per la linea dei Vikings. Andando indietro, parlando del secondario, abbiamo un secondario abbastanza mediocre, comunque solido, però decisamente non tra i primi 10, probabilmente neanche tra i primi 15, però hanno appena esteso il contratto di Harrison Smith, safety, pagato una buona quantità di soldi, quindi io mi immagino che si aspetteranno tanto da lui quest'anno. Infine, una piccola menzione a Eric Kendricks, linebacker, che è un ottimo linebacker è ottimo contro la corsa, in particolare ha una buona visione del campo, riesce a vedere i giocatori quando vengono avanti, quindi ottimo, è ottimo giocatore da tenere sicuramente in considerazione, non è dimenticabile. Prima di andare avanti, vi dico, i Vikings nel complesso credo che siano abbastanza solidi, abbastanza da essere secondi in divisione e arrivare ai playoff con un record di 10-7. Andiamo avanti e parliamo dell'ultima squadra rimasta, andiamo fino a Detroit e parliamo dei Lions. I Lions sono una squadra in completa ricostruzione, hanno cambiato la dirigenza quest'anno, hanno un nuovo head coach, hanno un nuovo quarterback, Jared Goff, che si riunisce con l'head coach. Alla base di questo attacco c'è una linea molto solida, top 10 nella Lega, capitanata dal centro Frank Ragnow, e ovviamente abbiamo con Taylor Decker come left tackle, abbiamo Penei Sewell preso al primo round di quest'anno, che viene spostato a destra come right tackle, quindi la linea è sicuramente molto solida. Jared Goff non dovrebbe avere problemi a lanciare quest'anno. Il punto è: a chi lancerà? I ricevitori dei Lions non mi entusiasmano tantissimo. Alla free agency hanno preso Breshad Perriman e Tyron Williams, entrambi ci stanno, poi hanno TJ Hockenson, ottimo tight end, e hanno preso al draft quest'anno Amon-Ra St. Brown, un giocatore che ha riscosso tantissimo, tantissimo successo tra i fan, o tra tutti gli appassionati di football. Tutti adorano questo giocatore, quindi vedremo quanto lo useranno. Passiamo alla difesa. La defensive line aveva davvero un disperato bisogno di aiuto e hanno preso Levi Onwuzurike dal draft. Io ve l'avevo dato come secondo defensive tackle nel draft, così è andato dopo Christian Barmore, ricordiamolo che è andato ai Patriots, un buon giocatore. Poi hanno Trey Flowers, che è un outside linebacker, un buon edge defender, quindi sicuramente utile, e torna. I problemi sono dopo la linea, perché se hanno lavorato sulla linea, però bisogna considerare che nel secondario lascia moltissimo, moltissimo a desiderare. C'è Jeff Okuda, terzo scelto l'anno scorso nel draft, che ha giocato male per un paio di partite, poi si è fatto male, è stato fuori tutta la stagione, quindi una delusione dopo l'altra per quanto riguarda lui. E nei linebacker, la difesa dei Lions in generale lascia passare molto. C'è Jamie Collins, però, che è una specie di
gemma all'interno di quella difesa. Nel complesso i Lions non mi convincono, non credo che faranno bene, ma va bene così, perché i Lions non vogliono far bene quest'anno, i Lions vogliono ricostruire. Quindi spero che faccia bene Jared Goff con questa linea, spero che faccia vedere il suo talento, perché credo che sia stato trattato ingiustamente nell'ultimo anno. Comunque, ai Lions do un record di 4-13 e questo non è per dire che i Lions non sono forti, ma per dire che questo è il punto in cui i Lions dovrebbero essere e il punto in cui credo che saranno. Questo era il mio recap per l'NFC North. Abbiamo finito, adesso le predizioni per la prossima stagione. Sta arrivando giovedì 9, io non vedo l'ora.